Elisa Isoardi dopo l'isola confessa: ho capito che il vero lusso è la rinuncia. Elisa Isoardi sull'esperienza vissuta all'Isola dei Famosi. Mi ha fatto capire che il vero lusso è la rinuncia. Elisa Isoardi è stata una delle concorrenti della 15ª edizione dell'Isola dei Famosi. La nota conduttrice nelle scorse ore si è confidata sui social, dopo aver inserito un box di domande tra le storie del suo profilo Instagram. L'ex naufraga Achille ha chiesto cosa le ha dato come bagaglio professionale e umano l'esperienza vissuta sulle spiagge dell'Honduras. Ha risposto facendo un'ammissione. Mi ha fatto capire che il vero lusso è la rinuncia. Isola dei Famosi. Elisa Isoardi sottolinea. Le ferite si cancellano col coraggio di sorridere. Elisa Isoardi dopo l'esperienza nel famoso reality show Isola dei Famosi, si è raccontata ai suoi sostenitori. Per iniziare alla domanda se non avesse fatto la conduttrice cosa avrebbe voluto fare nella vita, ha risposto così. Probabilmente avrei fatto l'insegnante di italiano. A questo punto Elisa ha replicato a tutto ciò che è stato scritto e detto su di lei, facendo sapere se qualcosa l'ha ferita maggiormente. Le ferite si cancellano col coraggio di sorridere ancora e ancora. Elisa Isoardi dopo l'Isola dei Famosi ammette: spero di tornare al più presto in TV. Elisa Isoardi inoltre ha fatto sapere in che modo affronta i periodi bui, scrivendo le testuali parole: col coraggio della libertà sempre e comunque. L'ex protagonista dell'Isola dei Famosi ha anche svelato se ha paura di qualche insetto. Ho paura dei topi. La conduttrice che qualche settimana fa ha confessato in un'intervista di essersi fatta seguire da una dottoressa dopo il ritorno alla vita di tutti i giorni. Si è augurata di tornare sul piccolo schermo nonostante sia reduce dalla forte avventura fatta nel reality basato sulla sopravvivenza. Spero al più presto. L'ex naufraga infine non ha nascosto che non rinuncerebbe alla sua carriera per amore. Le due cose devono assolutamente convivere, altrimenti non si può parlare di amore.